Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video. Siamo in Darsena dopo tanto tempo, abbiamo una mattinata per dedicarci allo street fishing. Speriamo che qualche bel predatore abbocchi. Di qua c'è il buon Sam. Stamattina iniziamo con uno shad da 2,5 pollici e vediamo cosa ci riserva la giornata. Should I stay or should I go? It's always taste, taste. Cosa? Non ho capito. Ah! Sì, sì, sì. Oh, la madonna, piano, piano, vai piano, vai piano. Bello! La madonna! Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Raga, proprio una bestia. Ciao bestione. Oh, comunque la giornata sta andando bene. Un po' di maio e tutto si risolve. Che bontà. Ce l'ho. Bello. Yep. I'm on my knees. One day is fine and next is black. So walk me off your back. Come on and let me know. Should I stay or should I go? Eccolo! Should I stay or should I go now? Yes, sir. Should I stay or should I go now? Hola. Bello. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Stiamo facendo un pesce alla volta con Samu. E poi ci mettiamo a provare qua sotto il ponticello. Sembra che ci sia un piccolo branco di persici. Curiosi. Shit. Oh, proprio sotto. Should I stay or should I go? No. Comunque lì sotto c'è tanta roba di sicuro. Sotto il ponte. Però siamo solo all'inizio. Io non l'ho. Anche ho provato tipo una decina di me neanche. Ti va. Cos'è? You're happy when
I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Eccolo! Un bel persicone reale RT Shad, testina 2 grammi, un bel pesce, dai! Oh, aspetta, non si riesce a togliere sto coso qua. Cosa? Tieni il dito sul filo. Oh, ce l'ho, no, porco! Vaffanculo, c'era. Era stato un piccoletto. Ma, non so che mi ha mangiato solo la coda. Ce l'ho. E la madonna! Un altro bel persicone, guardate qua. Sempre sull'RT Shad 2 pollici e 8. Guardate che bello. Rilasciamolo, slamiamo. Yes sir. Should I stay or should I go? If you say that you... Sarà piccoletto. Oh oh. Minchia. Oh, è bello, porco. Aspetta, magari lo riesco a tirare su, vediamo cos'è. No, per il guadino. Cos'è? È un persico enorme. Minchia. Bello, fra. Tipo il tuo. Oh, batti qua. Qui è la canna più sensibile, però, fra. Damn. Oh yes, Rashad, 3 pollici. Oh, ragazzi, finalmente un bel ciccione dopo quel piccoletto. Molto, molto bello. Bella per voi. Don't you know which clothes even fit me? Io prendo un luccio. Volevo prendere un luccio. Guarda, sei pronto per il luccio? Prendi il luccio, vai. Se vuoi ti incastri nei cavi della corrente, prendi fuoco. La mano. Ce l'ho. Sì. Perca. No, fangulo. Bello! Carino! Sì! Rashad, 3 pollici, colorazione verde.
Ok ragazzi, la giornata sta giungendo al termine. Devo dire che sono usciti dei pesci molto carini. Qua continuano a suonare, d'altronde siamo a Milano. E nulla, ne approfitto per farvi vedere le esche che ho utilizzato principalmente nella giornata di oggi. Allora, l'esca che diciamo è stata protagonista della maggior parte delle catture, il Rashad da 3 pollici. L'esca che ho utilizzato un po' meno, ma comunque che ha dato i suoi frutti, RT Shad 2 pollici 8. Le due colorazioni dell'RT Shad che ho a disposizione sono queste qua, come potete vedere sono colori che si fanno abbastanza notare, principalmente il bianco, perciò diciamo ho preferito utilizzarle durante i cambi di luce e infatti hanno dato i loro frutti, soprattutto con Samu che ha preso 2 bei persici. Ok, abbiamo parlato delle esche, ora parliamo della combo. Solito Daiwa Tatula 1000, treccia Daiwa J Braid 006. Completiamo la combo con la Fioretto Essence da 0,5 a 7 grammi. Lunghezza 2,20 m, azione fast, anche se c'è scritto azione fast, come ho detto sembra un'azione molto più morbida. E nulla, direi l'ideale per questa canna è fino a 5, proprio massimo 6 grammi. Li gestisce da Dio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e seguiteci su Instagram. Rob vs Fishing e Samu The Angler. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.